Confino culturale nasce proprio qui nel cuore di Napoli, siamo al Piemonte della Misericordia, proprio di fronte alla Guglia di San Gennaro e al Duomo di Napoli. E credo che non sia un caso che questo progetto, che mette insieme bellezza, arte e povertà educativa minorile, nasca proprio in questo contesto. Il Piemonte della Misericordia è un'istituzione molto antica, risale al 1602, e i fondatori commissionarono a Caravaggio un'opera meravigliosa custodita dalla cappella qui in questo palazzo, che rappresenta le sette opere di misericordia, e dà proprio il senso e l'idea di come l'arte e la bellezza siano uno strumento fondamentale, prezioso, per avvicinarsi agli altri, per raccontare la bellezza di quella che è la carità e l'aiuto verso il prossimo. In questo quartiere, che appunto è nel cuore di Napoli, convivono veramente questi due aspetti, la bellezza, l'arte, e anche una popolazione che per lo più vive in condizioni non facili. I fenomeni della povertà in tutti i sensi fanno sì che le persone, i bambini in particolare, non siano in grado di conoscere e di apprezzare quello che li circonda. Benvenuti al Teatro dei Piccoli, questa è stata la culla del progetto Affido Culturale, dove lo abbiamo immaginato 2 anni fa, nel 2018, e non poteva essere che così, perché questo è uno dei luoghi della città di Napoli espressamente dedicati alla cultura dell'infanzia. È stato costruito nel 1939, ma soltanto nel 2014 ha cominciato a funzionare per quello che è, e quindi il progetto ha raccolto una sfida partendo anche da un luogo come questo, cioè di aumentare ed ampliare il pubblico dei bambini che fruisce di attività e di servizi culturali. È un modo per accompagnarli attraverso un sistema di solidarietà e di mutuo scambio tra famiglie. Quindi noi chiediamo, con Affido Culturale, ai genitori, alle famiglie che normalmente portano i figli a teatro, al cinema, al museo e così via, di portarci anche bambini che normalmente non ci vanno per una serie di ragioni. Abbiamo immaginato che un sistema di solidarietà tra famiglie potesse consentirci di conferire dei voucher, dei buoni per coprire le spese dei biglietti, ma anche delle merende, anche del trasporto pubblico o dell'auto privata, e fare in modo che almeno 100 bambini in povertà educativa in ciascuna delle città in cui si sviluppa il progetto potesse realizzare almeno 29 uscite. Quindi ogni bambino coinvolto da Affido Culturale, nello spazio di un anno abbondante, frequenta per 29 volte un insieme di strutture culturali che sono state appositamente censite e convenzionate. Affido Culturale prova a realizzare un'innovazione che è più unica che rara nel mondo dei progetti sociali ed educativi, perché il partenariato ha deciso di non trattenere tutto il budget, ma attraverso un sistema di voucher di finanziare un tessuto di enti culturali, anche piccoli, di periferia, nelle 4 città, Modena, Napoli, a Bari e a Roma, con cui alimentare delle attività culturali che magari non sono notissime, ma sono di grande qualità, soprattutto di grande qualità sociale. E questo quindi ci permetterà di riversare decine e decine di migliaia di euro su questi territori. Siamo stati molto contenti, come Università Federico II, di essere coinvolti in questo progetto, perché è un bel progetto innovativo che si basa su un'idea forte. La cultura può aiutare l'inserimento delle persone nella società, la cultura può aiutare le persone a vivere meglio,
La cultura però va promossa sin da bambini, sin da ragazzini, accostando i bambini e i ragazzi ai luoghi della cultura. Noi nel progetto abbiamo il ruolo di soggetto che coordina e promuove il monitoraggio e la valutazione. Mai come in questo caso, monitoraggio e valutazione sono momenti del progetto, non sono qualcosa di esterno al progetto, non sono un controllo sul progetto, ma sono un accompagnamento del progetto per valorizzarne, come dice la parola valutazione, per valorizzarne le potenzialità. La valutazione sarà realizzata nei 3 anni di durata del progetto e anche a distanza di 2 anni dalla sua conclusione, per verificare effettivamente il consolidamento dei risultati attesi. Operativamente noi utilizzeremo un questionario che è stato costruito e testato in modo partecipato da tutti i panel, quindi con un approccio multidisciplinare, questionario che sarà somministrato all'inizio e alla fine dei vari interventi previsti sia al cosiddetto gruppo in trattamento, quindi i vari bambini e nuclei che partecipano ai servizi previsti nel progetto, sia al cosiddetto gruppo di controllo, quindi i nuclei bambini che hanno delle caratteristiche simili ma che non beneficiano appunto degli interventi previsti nel progetto. Perché un'applicazione a filo culturale? Perché grazie all'applicazione a filo culturale i genitori affidatari, gli esercenti convenzionati e gli organizzatori del progetto potranno essere sempre connessi in maniera facile e veloce e potranno avere, per quanto riguarda i genitori affidatari, sempre a portata di mano tramite smartphone tutti gli eventi intorno alla propria posizione geografica. Tutte le attività svolte saranno oggetto anche di invio da parte dei bambini di riflessioni, disegni, clip audio che dimostreranno come è andato l'evento e quindi lasceranno un segno tangibile della esperienza che i bambini hanno avuto all'interno di quell'attività. Siamo attivi su 2 fronti, siamo attivi sul reperimento delle famiglie e in questo caso ci siamo attivati attraverso parrocchie, parroci, catechisti, associazioni sul territorio, servizi sociali e case famiglia. E invece l'altro fronte è il convenzionamento degli esercenti culturali e in questo caso diciamo non abbiamo preso in considerazione solo i grandi, ma abbiamo diciamo inserito anche delle piccole realtà che comunque hanno un valore nel territorio ma che non sono conosciute, quindi per portare anche valore e visibilità a queste piccole realtà. Bari sposa il progetto di affido culturale. Dopo Modena, Napoli e Roma, anche Bari, grazie alla Fondazione SAT e al Teatro Kismet, potrà usufruire di questo importante progetto. E quindi diciamo, abbiamo la possibilità di seminare un piccolo seme che potrà dare frutti in futuro, ci auguriamo, tanto più in un momento come questo, dove sia la fruizione di momenti culturali e sia la fruizione in generale di relazioni umane e sociali è seriamente compromessa dal virus. Noi di CoBrainz siamo molto liete di aver portato il progetto Fido Culturale a Modena, perché questo progetto è una grande risorsa per la nostra città, come è anche vero che Modena può essere una grande opportunità per questo progetto. Come coordinatori di affido culturale a livello locale abbiamo creato e consolidato una rete di spazi culturali sul territorio, ampia ed eterogenea, per poter offrire la possibilità ai bambini di accedere a luoghi anche insoliti della città. Per far questo abbiamo 2 partner di progetto, le scuole dell'Istituto Comprensivo 3 di Modena e CEISARTE, grazie ai quali coinvolgiamo la maggior parte delle famiglie. Inoltre abbiamo stretto una collaborazione con i servizi sociali del Polo 2 di Modena, che è sito in un quartiere particolarmente delicato della città. Abbiamo deciso di iniziare questa partita nel quadrante est di Roma, che comprende il 5° municipio e che si estende fino al 6°. Un contesto urbanistico e sociale molto differenziato,
che presenta tutte le criticità comuni alle periferie delle grandi aree urbane. Nei diversi quartieri sono però attive anche molte realtà pubbliche e private impegnate nella promozione culturale, nella riqualificazione del territorio attraverso progetti e iniziative sull'arte, l'educazione e la socialità. Molte di queste si sono già convenzionate con Affido Culturale e altre si stanno aggiungendo.